E abbiamo il piacere di collegarci questo sabato pomeriggio con il maestro Bruno Santori, direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore. Buon pomeriggio, maestro. Buon pomeriggio a voi, grazie, grazie di avermi Ciao, ciao invitato. maestro, è davvero un piacere rivederti. Ciao, Fra Francesco. Ti vediamo davanti a un pianoforte, che potremmo dire essere un po' il tuo pane quotidiano. Sì. In realtà lo è, lo è stato sempre e continua ad esserlo. E per me è un modo di esprimere la mia interiorità. E a volte, lo dicevo anche, tra l'altro, poco tempo fa a Fra Francesco, attraverso la musica io esprimo anche la mia fede e la mia devozione al nostro creatore e sento tutta la forza della creazione attraverso la musica. E allora lasciamo che questa forza si esprima attraverso le tue mani. Maestro, davvero Dal più profondo del mio cuore. molto gradita questa Grazie. dedica. Maestro, è davvero difficile sintetizzare il tuo curriculum. Hai realizzato tante cose, sei stato direttore stabile artistico dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, anche della Sanremo Festival Orchestra, hai anche diretto un concerto per la beatificazione di Giovanni Paolo II a Roma. Ma tra le tante cose c'è una cosa curiosa che vogliamo subito vedere insieme attraverso questa clip. Non hai diretto solamente delle orchestre, ma anche il pubblico. Vediamo insieme.
gruppo di persone in Piazza Duomo a Milano, giusto, no? I più intimi, maestro Santori. Sì. Allora, sappiamo... Sì, sappiamo che è in uscita il 26 novembre un disco di colonne sonore. Sì, esatto. Io in questi anni ho fatto diversi concerti con la Mediterranean Orchestra, e eseguendo importanti, famosissime colonne sonore da film, quali The Patriot, E.T., Star Wars, piuttosto che Vita, 007, Grease. E questo è il primo album che esce per Natale, la prima, come posso dire, con compilation, no? Non so esattamente come poter dire, i primi 12 titoli di quelli che abbiamo poi realizzato in questi anni. Abbiamo fatto un lavoro, un grande lavoro di rieditazione, nel senso anche proprio di remastering, e deciso appunto di uscire per Natale con una bella copertina pattinata, proprio tipo natalizia, no? E con un jingle bell fatto con l'orchestra sinfonica, proprio per portare così l'augurio di un lieto Natale a tutti. E allora... devo dire che sì, maestro, allora quando cinema e musica si incontrano il risultato è davvero sorprendente. Vogliamo vedere insieme questo mix di colonne sonore dirette appunto proprio da te. Vediamo. Questa naturalmente, maestro, non è una colonna sonora, ma è Mozart, il Requiem di Mozart. È una colonna sonora della vita. Ben detto, ha ragione. Del compimento di una vita, poi. Maestro, la nostra amicizia possiamo dire che è cominciata nel 2009, quando ti invitammo a presiedere la giuria di una delle edizioni del JP2 Jamming Festival. E poi dopo alcuni anni ci siamo rivisti proprio pochi mesi fa, il 5 settembre a San Giovanni Rotondo, quando abbiamo istituito la giornata degli artisti per Padre Pio e da Padre Pio. Che cosa ne pensi di questa giornata che abbiamo pensato proprio per voi artisti? Io credo che se posso... mi faccio portavoce di tutti i musicisti, gli artisti, ringraziandovi fortemente di quanto avete voluto fare. In questo momento, fra l'altro, dove noi abbiamo bisogno di essere sostenuti perché questa pandemia ci ha veramente messi in condizioni di grande difficoltà. È inutile che stia a spiegare i motivi, sono sotto gli occhi di tutti. Per cui quando io il 5 di settembre ho avuto la possibilità e la fortuna di essere presente alla messa celebrata da te e da altri tuoi confratelli, non mi veniva l'esatto termine, ho avuto paura di utilizzare un termine proprio. E sono stato veramente, mi sono sentito proprio commosso. Veramente, ho sentito commozione
e se avessi potuto mi sarei alzato e sarei venuto ad abbracciarti. Ovviamente non l'ho fatto, è andata meglio così. E avevo questa doppia commozione, questo doppio coinvolgimento, questa cosa meravigliosa che avete potuto fare e la presenza delle ceneri di Raffaele da Carrà, che ho anche personalmente conosciuto nella vita e quindi ho potuto anche apprezzare come artista e come persona. Che ti posso dire? Grazie, grazie infinitamente di questo vostro gesto. Ma noi ci sentiamo abbracciati e così scaldati del vostro affetto e della vostra comprensione, questo vi posso dire. Noi speriamo davvero di riuscire a continuare in qualche modo questo aspetto di un apostolato che lo stesso Padre Pio non ha assolutamente dimenticato, non ha curato davvero nella sua vita. E sono tanti gli artisti che sono giunti qui a San Giovanni Rotondo quando Padre Pio era in vita, proprio perché evidentemente in lui hanno trovato una possibilità per iniziare o riniziare una nuova vita, casomai proprio alla luce della fede che in qualche modo si può anche smarrire nel corso della vita. E quindi davvero ci auguriamo di poter continuare anche noi questa forma di apostolato anche attraverso questo incontro annuale con gli artisti. Bene, maestro, resta con noi. Abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torneremo ancora insieme con il sabato del convento.